Cittadini, era previsto l'intervento di Daniele Enrico, poiché Daniele Manni si è fatto un po' prendere dalla passione e si è dilungato. Daniele mi ha ceduto il suo tempo, e questo è proprio nell'ottica, nella logica di squadra, quindi anche in questo facciamo squadra. Grazie Daniele. Cari cittadini, è una campagna elettorale un po' anomala, un po' paradossale, dove tutte le compagini in campo si accreditano, si descrivono come forza di cambiamento. Ma io penso che il cambiamento debba costruirsi giorno per giorno. È un cammino, un percorso lungo, difficile. Se vuole essere cambiamento serio, cambiamento reale, radicato e radicale al contempo. Il cambiamento non si improvvisa, non può essere sicuramente cambiamento, non può essere rappresentato il cambiamento da chi ci ha governato o da quello che resta di 15 anni di governo, né tantomeno dagli oppositori dell'ultima ora. Quelli che si vedono solo in campagna elettorale, solo negli ultimi 2 mesi, o quelli che, avendo interrotto alcuni rapporti con l'amministrazione uscente, ora si dicono contrari. Il cambiamento è testimonianza, impegno, presenza sempre e comunque. Il cambiamento non può essere una bandiera sventolata in base a periodi o favori più o meno concessi. Non è questo il cambiamento. Tutte le forze politiche hanno previsto nei loro programmi le cosiddette consulte dei cittadini. Ieri qualche giorno fa, che ha governato questa città se n'è accorto, vorrà fare 20-30 consulte, in ogni settore consulte dei cittadini. Ora tutti i cittadini vogliono ascoltarci, mi metto dentro anch'io, vogliono ascoltarci, vogliono ritornare fra la gente, per la gente, questa è la politica nuova che vogliono fare. Ma cittadini, fino ad ora, dove erano questi novelli oppositori? Dove erano? Dove erano quando al fianco dei commercianti raccoglievamo firme contro i parcometri, partecipavamo alle vostre riunioni, difendevamo i vostri diritti e le vostre istanze? Dove erano questi novelli oppositori? Dove erano quando al fianco dei cittadini raccoglievamo le firme contro l'aumento della spazzatura? Quando ragionavamo con voi di proposte migliorative del servizio e le portavamo in consiglio comunale? Dove erano quando casa a casa a voi cittadini spiegavamo il regolamento comunale e vi informavamo sulle possibili esenzioni e sui vostri diritti? Loro non c'erano in quel momento. Dove erano ancora questi novelli oppositori? Dove erano quando difendevamo i diritti dei nostri bambini per una mensa migliore, una scuola più decente? Dove erano? Non c'erano, non ci sono mai stati, e adesso parlano a noi di cambiamento. È proprio questa continua presenza, questo raccontarci quotidianamente, mi ha portato ad essere ora su questo palco, non una candidatura imposta, una candidatura partita dal basso, partita da voi, da tutti gli amici, da qui è partita. Questo palco per continuare a difendere i vostri diritti, proprio questa condivisione ha portato a un risultato stupendo. Oggi i miei candidati non mi chiamano onorevole, non mi danno del lei, oggi i cittadini, anche i bambini quando escono dalle scuole mi chiamano Donato, la mia comunità mi dà del tu e io mi onoro di questo, datemi del tu. Qualcuno ha detto che i partiti, la politica è chiusa, e quel qualcuno ne capisce avendone frequentati abbastanza di partiti, ne ha girati parecchio. Ma io rispondo, i partiti, la politica è fatta di persone, e nella mia attività politica ho tenuto sempre a mente una frase di Majakowski che diceva: partito, non ti chiudere nelle tue stanze, ma rimani amico dei ragazzi di strada. E noi, cari amici, questo insegnamento l'abbiamo seguito, riportando la politica nelle case, fra la gente, fra i giovani, tornando ad appassionare, a far sperare, a credere. Abbiamo instaurato con voi, con tutti i cittadini, con l'intera comunità, un'empatia,
una connessione sentimentale, mi piace chiamarla, che è racchiusa nell'espressione, nell'orgoglio. Io amo Racale, è questo che abbiamo creato. E il territorio non si governa mediante una visione asettica, fredda, tecnica, compassata, non sono solo numeri e cifre, no. Non si governa riproponendo discorsi vecchi di 40 anni e facendoli passare per il futuro. Un territorio necessita sì di conoscenza della macchina amministrativa, ma un territorio si governa stimolando passione, emozione, conoscendo la nostra gente, il DNA di persone e luoghi, il vissuto, tradizione e storia. Un territorio si governa e cresce, alimentato, sollecitato su quell'orgoglio che non può essere genericamente di tutti, ma è un orgoglio squisitamente racalino. Non vogliamo essere governati in videoconferenza, essere governati da lontano, da Roma, no. Vogliamo un sindaco con il quale parlare quotidianamente, che incontriamo per strada, anche nei bar, al quale si possa dare del tu, un sindaco che conosca le nostre strade, i nostri quartieri, le nostre storie, le nostre case popolari, le nostre scuole, le nostre associazioni di volontariato. Semplicemente vogliamo un sindaco del nostro paese. La politica è essere sul campo. Politica non è solo teoria, perché altrimenti se la politica è solo teoria si fanno errori grossolani, si può far male alla nostra comunità. Cari cittadini, se qualcuno pensa che il problema delle nostre scuole sia il rifacimento del cortile di via Mazzini, significa che delle nostre scuole non sa proprio un bel niente. Significa che non è mai entrato nei nostri laboratori, nelle palestre, nei bagni di via Piemonte e di via Siena. Significa che non ha mai assaggiato il pranzo dei nostri bambini alle mense, che non ha mai ascoltato le difficoltà di tante madri a causa delle riduzioni del trasporto scolastico. Rifacimento del cortile, dicono, quando abbiamo difficoltà anche per l'acqua, la carta igienica, le fotocopie. Si vergognino, non conoscono il nostro paese, non lo conoscono e vengono qui a fare insegnamenti. La pura teoria fa male senza conoscenza del territorio. Ancora ho sentito barzellette in questo periodo. Priorità sarebbe l'interramento del passaggio a livello sulla Racale Taviano. Chiedete alle famiglie che abitano in via Foscolo, in via Volturno, a tutte le famiglie del centro e delle periferie, se i problemi sono l'interramento del passaggio a livello o le buche presenti sulle strade. Il manto stradale prima andrebbe fatto. Non conoscono neanche Racale. La pura teoria, ripeto, fa male. Qualcuno sarà anche sindaco chirurgo, sindaco artigiano, ho sentito. Avrà anche una cassetta degli attrezzi, grandissima e piena di attrezzi. Però se l'artigiano non sa dove mettere le mani, è meglio che la cassetta rimanga chiusa. Per tutti noi è meglio che rimanga chiusa. Sarò giovane, sì, 31 anni, spero che non sia una colpa. Penso e sono sicuro non lo sarà per l'onorevole Ria. È stato sindaco della sua Taviano a 26 anni, io vorrei esserlo della mia Racale a 31. Dicevo, è una campagna elettorale paradossale, dove chi ha governato per 15 anni adesso parla di cambiamento e hanno usato anche lo slogan "guardare avanti senza compromessi". E sono quelli che, gli stessi che senza compromessi, hanno aumentato il numero degli assessori come primo atto della pubblica amministrazione. Sono gli stessi, quelli che senza compromessi hanno creato il capo staff di gabinetto del sindaco, perché non bastavano gli assessorati, dovevano dare un posto in più stipendiato da noi. Un consigliere si è dimesso ed è tornato dalla porta di servizio, l'abbiamo stipendiato noi cittadini, senza compromessi questo. Bravo!
quelli che senza compromessi hanno fatto oltre 4 rimpasti di giunta per tenersi in vita, arrivando a fare campagna elettorale, campagna acquisti, anche nell'opposizione. E qualcuno si è svenduto per un piatto di lenticchie, questo bisogna dirlo. Non hanno avuto il coraggio di dimettersi e poi di ricandidarsi. Non si passa dalla maggioranza all'opposizione così a pie pari, perché il mandato dato dai cittadini è stato tradito e di questo si devono vergognare. Quelli che senza compromessi, le consulenze legali e gli incarichi legali più grossi, diamoli ai parenti e agli amici dei nostri amministratori, teniamocene in famiglia. Quelli che senza compromessi, dopo 15 anni di governo, nel centro storico, ristruttureremo 6 case, questo è l'obiettivo raggiunto, 6 case in 15 anni che saranno ristrutturate, come spiegava Daniele Dal Gallo. Quelli che senza compromessi, se nella ditta che prende l'appalto per il comune c'è socio l'assessore, tanto meglio, ci guadagniamo tutti. Questi sono senza compromessi, ma un po' di decenza, senza compromessi. Quelli che senza compromessi non sono riusciti a sbloccare 3 milioni di euro al piano sociale di zona, 3 milioni di euro che sarebbero dovuti essere destinati alle persone più deboli e bisognosi, avevano altro da pensare, altri erano i loro interessi, non questi per le persone bisognose. Quelli che senza compromessi sostengono di aver risanato il bilancio, dimenticando di dire che in questi ultimi 5 anni questa amministrazione ha fatto passare il disavanzo di amministrazione, dati alla mano, forniti dall'ufficio ragioneria, da 300.000 euro a 1.700.000 euro di disavanzo. Questo è il loro risanamento, senza contare i debiti fuori bilancio, fatture non pagate e debiti fuori bilancio. A chi è fissato con il paragone della nave Concordia, vorrei ricordare che non è elegante prendersela con chi lancia l'allarme sui conti pubblici, poiché capisce, comprende il pericolo e il rischio che i cittadini stanno correndo. Ma le responsabilità è ovvio che siano di chi ha guidato questa nave fino adesso, prendendo tante, troppe secche e creando troppe falle che non riesce più a chiudere. Censurabile come Schettino e chi non dà l'allarme o nasconde la reale situazione perché è preoccupato non per i cittadini ma preoccupato di perdere il posto, la poltrona, perché sa benissimo che dopo un dissesto non sarebbe più ricandidabile. La preoccupazione personale, non quella generale, li ha guidati fino adesso, non senza compromessi ma senza ritegno. Io, cittadini, vorrei una politica che tornasse ad essere esempio, che alle parole sostituisse i fatti. E in questo percorso di cambiamento però non ci accompagna più nessuno, poi non ci seguono più su questo. Nessuno ci accompagna, ci segue quando parliamo di riduzione dei costi della politica, quando diciamo che i nostri assessori, il nostro sindaco si taglieranno lo stipendio di almeno il 50%, quando diciamo che il governatore di Torre Sud o il presidente del Consiglio presteranno la loro opera in maniera completamente gratuita. Non ci seguono più, no, nessuno ci segue, neanche quando diciamo che il risparmio ottenuto da questi tagli, 90.000 euro l'anno, 450.000 euro in un'intera legislatura, verranno spesi per potenziare le scuole sulla microedilizia scolastica e il trasporto, che saranno spesi per la viabilità, saranno spesi per Torre Suda, saranno spesi per potenziare, per accompagnare le associazioni di volontariato, no. Quando c'è l'esempio, non solo le parole, poi non ti seguono più, non ti segue nessuno. E nessuno ci segue quando con l'approvazione del codice etico, abbiamo approvato all'interno della nostra lista sul programma un codice etico, imponiamo che i parenti degli amministratori non possano avere incarichi fiduciari da parte della stessa amministrazione. Questo noi l'abbiamo scritto, ma nessuno ci segue. Nessuno è capace di seguirci quando nel nostro programma prevediamo l'eliminazione, la soppressione della figura di capo staff di gabinetto del sindaco, e pensiamo che quelle risorse possano andare a sostenere un'equipe, un team di giovani progettisti
che possano tornare qui tante menti brillanti, tante intelligenze che abbiamo fuori all'università. Abbiamo bisogno di queste intelligenze, di queste menti, devono essere il volano di sviluppo. Allora questi soldi diamoli a questa equipe, questo team di progettisti. Bravissimo! Facciamo sì che facciano monitoraggio dei bandi comunitari e regionali. La lista è lunghissima di quelli che abbiamo perso, è lunghissima al di là di quello che loro possano scrivere. Che facciano monitoraggio, che recepiscano finanziamenti, portino investimenti sul territorio, questa equip che serva da volano di sviluppo e possa al contempo un'azione finalmente concreta, essere anche, fornire anche accesso alle conoscenze, alle informazioni per le piccole e medie imprese, per i tanti giovani disoccupati, perché ci sono tante opportunità di lavoro e vi è difficoltà di accesso alle conoscenze. Questo accesso alle conoscenze è successivamente una sorta di tutoraggio per i tanti giovani che hanno brillanti idee ma poi si perdono in un percorso burocratico ostile. Questo è quello che proponiamo noi giovani, non contributi a fondo perduto, 2.000, 5.000 euro con bandi di gara completamente fantasiosi, perché siamo persone serie, persone che ci mettono la faccia. Un'altra, io vado a terminare, non voglio annoiarvi ancora. Continueremo, cari cittadini, a fare una campagna elettorale, confrontandoci con voi su programmi, su contenuti. Ci terremo lontani da quello che sta succedendo in questo periodo, insinuazioni, attacchi personali. Lo so benissimo, quello che dicono nelle case non hanno il coraggio di dire qui, si devono vergognare, migliaia. Penso che gli anticorpi nelle case ci siano e che ogni insulto risponda uno di voi, siamo presenti in tutte le case, grazie per questo affetto davvero. Questo periodo dove tante sono le cattiverie, tanti sono anche gli attestati di stima per me e per la mia famiglia che mi fanno piacere, vi ringrazio davvero di cuore. Dicevo, continueremo a tenerci lontani da insinuazioni, da attacchi personali, da allusioni e cattiverie. Chiedo anche a voi, amici tutti, di non rispondere con lo stesso linguaggio. No, non diamogli retta, non rivolgiamo lo stesso linguaggio, lo stesso codice. Abbiamo codici diversi, parliamo lingue differenti, non li capiamo, non ci danno fastidio. Io penso che non sia vero che in campagna elettorale tutto è concesso, no, non può essere così, no. Abbiamo uno stile nella vita e lo conserviamo anche nei momenti difficili, quando tutti perdono la testa e pur di recuperare un voto scendono a passezze e vigliaccherie, noi non siamo così. Con il sorriso e con l'amore continuiamo la nostra campagna elettorale e io con amore cristiano vi dico, andate e moltiplicatevi. Buon lavoro a tutti. Racale è un gran bel paese. Io amo Racale. Grazie. Siamo i soliti.